Amici a Tactical Raiders, bentornati all'isola del tiro. Oggi siamo alla linea dei 10 metri per provare questa bella revolverona in un calibro esagerato. Però, come sempre, prima di iniziare voglio rilanciarvi l'invito a seguirci sui nostri social, like la pagina Facebook, iscrivervi al canale YouTube, soprattutto seguiteci su Instagram perché oltre a essere più comunicativo come social, capita che non è che ho sempre il mio socio con la telecamera dietro per far roba bella da mandare su YouTube, quindi cellulare e Instagram, stories, post, quel che è, perché ripeto, non siamo sempre in troupe. Seguiteci anche su lì, siccome siamo shadow bannati, vi mettiamo il link diretto al nostro profilo nel primo commento sotto questo video. Bene, veniamo a noi, vi stavo prendendo in giro. Smith & Wesson 617, revolver ad azione mista, camerata per il potentissimo 22 long rifle. Nel video di oggi vedrete due delle mie nemesi insieme unite contro di me, perché è risaputo ormai che io non sia un gran revolverista e non riesco mai ad esprimere il pieno potenziale della precisione dei revolver perché non ci so sparare, e il 22 long rifle che sapete che a me non entusiasma sbagliatamente, perché comunque, come parlavo col suo proprietario, il 22 è l'essenza del tiro a fuoco, cioè ruota tutto attorno, è nato tutto da lì. Lo ripeto, come è nato tutto anche dalle revolver, è nato tutto al 22. Le mie due nemesi oggi sono qui per noi, dai colpi di prova già si è visto. Comunque Smith & Wesson, vabbè, sappiamo, non c'è bisogno di insegnargli nulla, e già esteticamente si vede che comunque tante volte sappiamo che le 22 sono considerate un po' l'entry level del tiro a fuoco, tante volte magari hanno dei difetti, delle lavorazioni che lasciano un po' a desiderare, insomma le aziende non ci investono tanto perché dicono tanto sai che poi passano ad altro, insomma tante cose. Questa 22 è spettacolare. A livelli di bellezza e di rifinitura siamo ai livelli della mia Ruger Mark III, cioè due signore in 22 long rifle. Finitura, la brunitura è bellissima, è veramente stupenda, così anche come i legni dell'impugnatura. E soprattutto pesa come un macigno, anche lì tante volte sulle 22 si va a operare magari con materiali un po' più leggeri, non proprio nobili, questa invece pesa veramente come un macigno, come se fosse una 357, anzi di più, perché comunque la canna è meno forata e c'è più materiale dentro, più piena. Questo è veramente un macigno ed è veramente bellissimo. Vista così, senza vedere il foro della canna e i fori del tamburo, potrebbe essere, ripeto, benissimo una 357. Comunque, partendo dalla volata, lunga canna da 6 pollici, troviamo il mirino lunghissimo, senza riferimenti, tutto nero, collegato alla tacca di mira posteriore, regolabile, dalla classica striscia antiriflesso. Poi, andando avanti, troviamo tamburo con 6 camere, pensavo ne avesse di più sinceramente, invece no, hanno rispettato il numero classico di colpi. Tamburo 6 camere, scatto, scusate, grilletto e canne. Io ho chiesto se erano originali perché li vedevo molto grossi rispetto alle revolver, sono qualche aftermarket magari sportivo così, lui mi ha detto che dovrebbero essere originali. Comando per aprire il tamburo, dicevo la guancetta di legno nobilissimo, bellissimo, con una lavorazione spettacolare per i finger, per le dita, con questi finger groove differenziati proprio a seconda del dito che le occuperà. La medaglia Smith & Wesson bellissima, anche questa dorata, veramente bella 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 e fatta bene. Lo scatto, scatto già sappiamo che le revolver hanno degli scatti molto molto lisci e curati, lo scatto di questa non fa differenza. Abbiamo in azione singola il grilletto ovviamente appare in posizione arretrata, non ha per niente precorsa, è già fisso, e la trazione per sganciare è leggera, ma è leggera. Cioè, spero di farvelo capire bene nel video che vi mandiamo in sovraimpressione, ma veramente è leggera. Poi il grillettone così largo, cioè fa veramente una bella presa sul dito. In doppia, invece è dura, contrariamente in doppia è molto dura, molto lunga e classica doppiazione. Il reset questa volta non c'è, quindi direi che abbiamo finito. Bisogna smettere anche di parlare. Sto usando una munizione Fiocchi Target Sport 22 long rifle, ovviamente da 40 gradi. Carico i 6 colpi e via. Spero di andare meglio dei colpi di prova. I colpi non cadono nelle camere, c'è bisogno di un minimo di spinta, sono molto precisi. E voilà.
Sensazioni di sparo non pervenute. Comunque, pesante quant'è, nel 22 non si muove neanche minimamente. Vi posso dire però la bellezza dello scatto, cioè veramente uno scatto sublime. Il letto largo, poi lavorato, veramente si aggrappa al dito, tanta roba. Una revolver che tranquillamente sta nel 10, secondo me nelle mani giuste, sta nel 10 a 25 metri. Con la sua munizione giusta, nelle mani giuste, è veramente un attrezzo chirurgico. Non ovviamente nelle mie mani. Anche se vedo che già è andata meglio rispetto ai colpi di prova, quantomeno ho evitato la figuraccia. Mirato sempre in centro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, insomma, evitato la figuraccia, mica tanto. Cioè, siamo a 10 metri, l'ampiezza è praticamente un centimetro meno del 9. Ripeto, nelle mani giuste, poteva stare tranquillamente qui dentro. Ora, zombino in versione 22. Solita storia, lo zombie parte da 10 metri nella simulazione di una bestia che mi vuole mangiare la faccia. Io con altri 6 colpi, tirando con una mano sola e un po' più velocemente, dovrò colpirlo nella zona verde per eliminarlo. Ora con una mano sola è pesante veramente e il legno è lucido. Meno male sono i finger groove che comunque vanno a aggrappare le dita, però comunque veramente pesanti. Poi sapete, mi trascino da una vita problemi al gomito, adesso sta cominciando a darmi fastidio anche al polso, penso di avere qualche tunnelino carpalino che tra un po' sarà da fargli dare un'occhiata, quindi questa è proprio una roba che mi mette in difficoltà. Sono curioso di vedere anch'io cosa combinerò. Com'è? Vai. Ah, ovviamente tirerò in doppia azione, quindi siamo al top. Neanche uno! Neanche uno! Non ci posso credere. Vabbè, mordi. Mordimi sul collo. Rifacciamo, dai. Devo riuscire a cacciarlo dentro. Comunque, vi dico già la sensazione di sparo. È ferma, mi fa male. Mi fa male perché, ripeto, cioè devo tirare forte e pesa in avanti e veramente mi fa male al gomito, al polso. Nonostante non sbatta, per fortuna, però è doloroso per i miei problemi una roba del genere, perché è liscia e devo stringerla tanto, non quanto per la botta, quanto per tenerla dritta, perché comunque è molto appruata, tende a cadere e devo fare parecchia forza per tenerla. Quindi, zombie wins, riproviamo. Chuck 2! Diciamo che ho fatto un po' meno Texwiller sto giro e l'ho ragionato un po' di più. Ribadisco quello che ho detto, lei è ferma, però con i miei problemi alle articolazioni è faticoso tenerla allineata. Comunque, dice al mio socio, ho fatto una rosata migliore adesso con una mano in doppia azione di prima. Oh, misteri, JC dei misteri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tutti dentro intanto così. Cioè, siamo passati dal cappotto totale del peggior zombie test ever a uno dei migliori zombie test ever. Vabbè, anche questo è bello. Comunque, siamo arrivati alla fine. Smith Wesson, modello 617, revolverona ad azione mista, camerata però per il piccolo 22. È veramente un bel attrezzo per gli amanti di questo genere di tiro, che come dicevamo prima è l'essenza del tiro a fuoco. Io, siccome sono uno smanettone, un bottarolo, un ignorantone, non lo apprezzo particolarmente, però questo è un attrezzo da avere per una persona di classe, come ho detto, della mia Ruger. Infatti spero che mio suocero non veda questo video, perché sennò sicuramente ne cercherà una da comprare. E fallirò l'ennesima volta nel traviarlo della sua passione unica per il 22. Comunque, è classificata sportiva, buon motivo in più per averla. Se è stata comune, qualche problemino in più. L'ha pagata anche questa intorno ai 600 euro. 600 euro, secondo me,
te li porti a casa con la magra che c'è ultimamente in questo periodo e con quello di materiale da ricarica, con quello che costano le munizioni. Se uno, ripeto, è appassionato all'essenza del tiro, questa qua è una macchina che veramente gli regalerà lunghe, lunghe, lunghe sessioni di divertimento a un costo tutto sommato contenuto. Bene, anche per oggi siamo arrivati alla fine. Ringrazio il socio che me l'ha portata facendosi un bello sbatti. Lui ci ha contattato su Instagram, quindi se avete dei pezzi interessanti per noi scriveteci, perché ricordatevi che noi siamo indipendenti e andiamo avanti grazie alle vostre offerte. Ringrazio l'isola di macchine, non di economiche, almeno quello non ancora. Non abbiamo ancora aperto OnlyFans. Ringrazio lo staff dell'Isola del Tiro per gli spazi e il mio staff per le riprese. Ciao!